The following audio was from a live music session recorded at the studios of KBOO Community Radio in Portland, Oregon. More information about KBOO can be found online at kboo.fm. Box here. One, two, one. I practice my reason like I've done before. I tried to explain myself. She asked what for. She said, I already heard it, and I can't take it anymore. So you can tell it to the jukebox. You can tell it to the wine. Don't think she's always liked a country song. You might think that, but you'd be wrong. You know that old jukebox melody. She learned that from me. Oh, they're dancing in your brand new world. You thought you found yourself an old-fashioned girl. Don't think she's always liked a country song. You might think that, but you'd be wrong. You know that old jukebox melody. She learned that from me. Da 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 da. You ever wonder how she knows the word? Every country song that you've ever heard. Don't think she's always liked a country song. You might think that, but you'd be wrong. You know that old jukebox melody. She learned that from me. All the
dancing in your brand new world. You thought you found yourself an old-fashioned girl. Don't think she's always like the country song. You might think that, but you'd be wrong. I know that old jukebox melody. She'll learn that from me. You know that old jukebox melody. You learn that from me. Yeah, well, I'm going where the grass is grown and it's sparkling in the wine. Close from a hose by the river at supper time. Aye. The weather gets a little bit better as the day goes by. Girls ride for the ride and the pleasure of mayhem. Hey, I'm from nowhere. Did you care at all? Ain't got no romance for this trip. Ain't no way I'm going home again. Cause I'd rather be here, my friend. Yeah, the priest in the tree is watching to sleep on. Prince of the trees and rocks you sleep on. The valley never breaks and the devil wants to take me down. Nothing ever goes wrong in the strongest dream of town. Thank you.
Intervista no, però, eh?
I'll never understand what makes a woman love a man when he treats you so unkind. What goes through a woman's mind? If there's a love that makes her smile, will she miss it by a mile? Run as fast as we can. To the man who makes you cry. To the man who makes you cry. Says she wants the other guy. You know teardrops don't lie. To the man who makes you cry. Love the man who makes you cry.
to the man who makes you cry. Says she won't see ever cry. You know teardrops don't lie. Love's a man who makes you cry. To the man who makes you cry. Says she won't see other kind. You know teardrops don't lie. Love's a man who makes you cry. You know teardrops don't lie. Love's a man who makes you cry. Ricordati. CSD San Michele Cattolica Virtus. Fate finta, su! E partiamo con l'altra squadra, sempre di Firenze, la Sestese Calcio SST. L'audace Galluzzo Oltrarno. Aspetta, rimaniamo con l'ultima squadra di Firenze che è arrivata, sono arrivate anche loro, anche se avevano giocato ad Apadia, la CD Giovani Fucecchio 2000 Firenze. Passiamo alla provincia di Arezzo con la ASC di Aquila 1902 Montevarchi. Polisportiva Palazzaccio.
ASD Zenit Audax. Sempre a seguire, sempre per la provincia di Prato, abbiamo l'SSD Gaccialese. Rossi per la
la delegazione di Pistoia abbiamo Roberto D'Ambrosio, per la delegazione di Pisa LND Franco Marini, per la delegazione di Firenze Roberto Bellocci, mentre per la, come consigliere regionale, quindi rappresentante del Presidente, Stefano Riccone. Passo ora alla parola a chi ci ospita, quindi all'amministrazione comunale di Abbadia San Salvatore, appena eletta, e abbiamo qui con noi l'assessore allo sport Volpini Niccolò. Buonasera a tutti. Partiamo, diciamo che è la fase finale, però io intanto vi voglio dire benvenuti, ve l'avrei dovuto dire prima, ma intanto ve lo dico ora. Benvenuti a casa nostra, e credo che non ci sia sport più bello per lo sport di vedere, lo dicevo ora con Nicola, qualche mamma con una lacrimuccia, la passerella delle squadre con gli applausi anche delle altre tifoserie, e poi 400 ragazzi con un sorriso stampato sulla faccia, che siete una bellezza solo a guardarvi. Veramente. Io voglio ringraziare l'uscente amministrazione, non voglio fare discorsi politici noiosi, però voglio ringraziarla, vi spiego il perché. Perché avete giocato in tanti campi di calcio qui della Miata, io parlo del nostro, la scorsa amministrazione ha speso un sacco di soldi per farvi trovare un campo al meglio delle nostre possibilità, al meglio. E diciamo che cercheremo di migliorare ancora questa situazione. Quindi voglio ringraziare l'uscente assessore Luca Veltresca e il sindaco Fabrizio Tondi per la situazione e le condizioni intimamente che abbiamo. E voglio solamente rubarvi un altro secondo dicendovi che avete tutti delle maglie diverse, no? Ma non vi lasciate ingannare, se ve la togliete siete tutti quanti uguali. Lo sport... Grazie. Lo sport vi deve insegnare prima di tutto questo, di essere compagni, divertirci, eccetera, eccetera, ma che ci vuole rispetto e rispetto ancora per il vostro compagno e avversario. Mi auguro di rivedervi tutti e il prossimo anno qui ad Abbadia alla stessa manifestazione. Grazie, buonasera. Ai preparatori e a tutte le persone che mi hanno assistito. Perciò sono certo che questa manifestazione, questo ricordo rimarrà per voi anche negli anni futuri. Vi saluto augurandovi un buon rientro alle vostre famiglie e soprattutto un grosso in bocca al lupo per le vostre future esperienze sportive nel calcio. Arrivederci. Salvatore, il delegato provinciale LND Maurizio Madioni. Buonasera, buonasera a tutti, cerchiamo di non ripetersi. Ragazzi, questa è stata una festa come tutti gli anni eccezionale, servito nel rispetto dello sport, delle regole, dell'amicizia fra voi, e questo è quello che ricerchiamo durante queste feste. Regole più, e non ci possiamo rivedere il prossimo anno perché passa l'età, ma sono convinto che voi ricorderete questa manifestazione con grande piacere negli anni. E scolastico, il responsabile regionale attività di base, Vinicio Papini. Buongiorno a tutti ragazzi, un saluto a voi ragazzi prima di tutto, perché oggi molto probabilmente è l'ultimo atto di un percorso che voi avete intrapreso facendo le scuole a calcio. Tra pochi mesi inizierete un percorso diverso, l'agonismo del settore giovanile, quindi è molto impegnativo. Io vi auguro, mi auguro che voi comunque continuate a giocare a calcio prima di tutto per divertirvi, con lo spirito di divertimento, di grande passione che in qualche modo questa attività ci riporta giorno a giorno. Quindi
Quindi vi invito a continuare a giocare con passione, con divertimento, cercando di mettere in campo quei valori e quegli aspetti positivi che anche in questi due giorni abbiamo visto, perché società che tra loro si aiutano in un momento di bisogno, è stato molto bello. Io di nuovo vi invito ad applaudire alle società, non solo il Valle d'Ottavio, ma anche chi ha aiutato la società in questione. Ecco, questi sono dei momenti importanti. Ci sono stati molti episodi in campo che abbiamo visto tutti quanti, di collaborazione tra compagni di maglie diverse. E questo è il bello del gioco del calcio. Quindi auguro a voi di continuare con questo percorso. E nello stesso tempo ringrazio le società e soprattutto i genitori, perché continuano in questo affiancamento importante e indispensabile per la crescita dei nostri ragazzi. Grazie. Lo faccio io, filmo. Noi, capitani delle 20 squadre che hanno partecipato alla festa esordiente Fair Play, ci impegniamo a nome nostro e di tutti i nostri compagni di FLAUT che in questo momento rappresentiamo, a rispettare i principi di lealtà, onestà e amicizia che devono sempre caratterizzare ogni manifestazione sportiva ed in modo particolare quelle giovanili. In questo impegno ci piacerebbe poter coinvolgere idealmente anche tutti i nostri coetanei delle 350 scuole calcio rappresentanti presenti in Toscana, con i quali ci siamo più volte incontrati in questi anni e incontreremo ancora ogni domenica sui campi di gioco. Vorremmo che questo comportamento è quello di una società civile di cui facciamo parte. Per questo abbiamo bisogno dell'aiuto, dell'incoraggiamento e dell'esempio di tutti quelli che a vario titolo si occupano della nostra educazione e formazione, i nostri genitori, gli allenatori, i dirigenti che hanno partecipato insieme a noi a questa manifestazione. A tutti vogliamo ricordare che il calcio è un'attività divertente, semplice, che dà gioia, che permette di confrontarsi e fare amicizia con altri ragazzi che come noi hanno questa passione. Per far questo chiediamo solo poche cose: uno spazio adeguato, un pallone, due porte e soprattutto un clima sereno per giocare e divertirci. Grazie a tutti. Ora. Chiederei una cosa tecnica: a tutti coloro che hanno la palina in mano la portano qua su da noi, le paline, solo le paline. E poi
ringraziare tutte le società che hanno ospitato questa manifestazione, quindi le società locali, la Miata, la Miatina, la Pianese, che è un grande applauso, che per la prima volta penso una società con 4.000 abitanti, un paese, va in Lega Pro, quindi un applausissimo, è la dimostrazione che nei dilettanti si può far bene. Poi abbiamo il Santa Fiora, il Castel del Piano, la Giovanile Amiata e poi quella che organizza tutto da anni, la SD Sport, Eventi e Cultura. Quindi ora direi che sempre i capitani faremo l'ultimo atto, che è quello che riguarda la consegna delle magliette ricordo e dei diplomi. Quindi ognuno delle personalità, le autorità presenti a questa festa consegnerà il sacchetto con tutte le magliette e i diplomi. Se mancano qualche diploma ce lo dite, ci sono in più. Le magliette dovrebbero essere state divise in funzione dei ragazzi presenti. Quindi i capitani vengono avanti, quindi c'è la consegna dei premi. Grazie a tutti e un arrivederci all'edizione 2020 con i 2007, giusto?